tanti poi ci dispiace, ma bisogna tornare in un altro periodo, ma non si può assolutamente costruire. Abbiamo un museo con 70.000 reperti, 3.500 metri di tombe fenice, ebree, puniche, romane, eccetera, eccetera. Poi abbiamo una basilica per un secolo e poi abbiamo il Visso. Il Visso che ci porta ospiti da tutto il mondo. Io ricevo 70.000 presenze all'anno di ospiti da tutto il mondo. Come vivo? Mi alzo alle 3 del mattino, vedete, prego sulla mia roccia che ci sia il sole o che ci sia il vento forte e la pioggia, non cambia niente. Io devo pregare lo stesso per la pace del mondo dalle 3 del mattino alle 9 del mattino. Poi sono in stanza e naturalmente scendo sott'acqua, taglio la seta, come avete visto, la porto in superficie, poi la taglio, la filo e la fesso. Però ho pensato, c'è un paese nell'Italia del Nord che si chiama Sant'Orso, dove tutte le nonne di tutti i bambini di quel paese lavoravano nelle filande, perché Sant'Orso aveva la lavorazione della seta della terra. Una bella storia. E naturalmente mi è piaciuta molto questa storia, perché stavo cercando orso, poi mi è venuta questa S davanti, ho letto Sant'Orso e sono andata un po' a curiosare per vedere questo bellissimo paese, dove si trovava, quanti bambini c'erano e se potevo magari portare il mio fuso in quel paese per far vedere a quei bambini come si fa un filo da una cosa che viene da sott'acqua, un filo che poi diventa magico. E ho pensato che anche i bambini di Sant'Orso volessero vedere questa magia. Volete vedere come faccio un filo? Non si vede molto bene, vero? Allora vediamo cosa faccio. Io ho un po' la forza di vento. Per le borse ci sono sempre cose dolorose. C'è per esempio Riccardo Aspiri, si chiama. Mi sono portata anche la seta del mare. Poi vediamo cosa c'è un modo. Vediamo quest'altra tasca. Ah, guarda, un cestino dove mettere la seta del mare. E poi mi ero detta per fare il filo. Questa bacchetta magica è scritta in molte storie dei bambini. Ce n'è una in particolare, che è quella della bella addormentata nel bosco, dove si dice che la principessa si è punta col fuso, ma non è vero, il fuso non punge. Vedete che il fuso non ha punte? Questo è il fuso. Allora, vediamo come io faccio il filo magico. Adesso libero la seta, come faccio nella mia stanza, da tutte le paglie, perché la bava dell'animale quando tocca l'acqua è liquida, quindi acchiappa tutto quello che c'è nel substrato e lo imprigiona. Io poi devo liberare le fibre da tutto quello che vedete cadere dal ciuffo, che non è visso ma sono alghe, rametti, foglie, conchigliette, un po' di tutto. Allora, la mia storia comincia 11.000 anni fa. Abbiamo, se voi andate in una città che si chiama Il Cairo, entrate nel museo di Il Cairo, c'è una tomba, quella di Cheope. Il copricapo di Cheope è visto.
Per esempio, il vestito di Re Salomone era di visto. E c'è una scrittura nella Bibbia dove Dio, quando vuole il vestito del sacerdote Aronne, lo vuole in visto e manda Mosè da Iran dei Caldei, il re dei Caldei, a prendere le 12 donne acqua e le sposta dalla tribù di Levi alla tribù di Dan. Sardegna, Shadida, Shada, Oliad di Dan, il primo maestro di Cristo. E io vengo da una famiglia che da 23 generazioni sicuramente lo fa, perché quando io incomincio a cantare il canto dell'alba, prima di poter cantare il canto dell'alba, devo nominare per rispetto tutti i maestri prima di me. E prima del mio nome ci sono 30 nomi. Adesso poi facciamo uno scherzo al maestro. E i maestri fanno sempre gli scherzi ai bambini, adesso i bambini fanno lo scherzo al maestro. E siete d'accordo che gli facciamo uno scherzo? Allora, sapete perché io, anche se sono donna, non mi chiamo maestra, ma mi chiamo maestro? Perché la maestra è quella che avete lì, insegna a leggere, a scrivere, a studiare, eh? Io invece insegno un'arte e poi insegno a vivere, testo il tessuto della vita, e quindi mi chiamo maestro con la O, anche se sono una donna, molto felice di essere una donna, ma sono maestro. Ogni tanto qualcuno mi chiama tessitrice, qualcun altro mi chiama tessitrice. Non sono niente di tutto quello. Io non devo vendere niente di quello che costruisco. Perché? Provate a indovinare di chi è quello che io emano. Se il visto è un'arte unica al mondo e c'è solo un maestro al mondo che la costruisce, che sono io. E io vivo in Italia. Secondo voi, di chi è tutto quello che io costruisco? No? Non vuoi studiare, no? Dei bambini italiani. È vostro. Tutto quello che Zia Chiara costruisce è eredità dei bambini italiani. Non si può vendere, non si può spostare dall'Italia, se non in donazioni agli altri paesi molto ben definite, dove sotto il mio pezzo c'è scritto molto chiaro: comodato d'uso gratuito, terra di Sardegna, isola di Sant'Andrea Pompiano. Il visto è il patrimonio dell'umanità, non si vende e non si compra. I maestri di visto fanno un giuramento e tutta la vita lo lavorano, ma sanno che non gli apparterrà mai. Vieni, vieni, che ti facciamo un scherzo. Vieni, guarda, appena conta, farsi gli occhi, è meglio la mano così. Vedete, non si accorge che ce l'hai in mano il visto. Ce l'hai in mano, guarda un po'. Vedo che non si sente il peso? No. E neanche il tatto. E neanche la temperatura, niente. Non senti che è una cosa prendo.
Possiamo sentire anche noi? Siete tanti bambini, se lo faccio sentire a tutti cosa facciamo? Domani mattina siamo ancora qua. Lo so, però bambini. È vero? In maniera che le maestre poi in classe possano farvi sentire il non peso e possano anche toccarlo, perché giustamente loro poi hanno bisogno di verificare, no? I dati. Adesso invece ne guardiamo ancora mezzo chilogrammo e poi facciamo il Le donne non siamo in vendita, compratevi un'altra cosa.
non tutto si deve vendere. Ci sono cose del patrimonio italiano che sono di tutti e che va bene così. Poi, siccome gli uomini erano gelosi, ho costruito per loro la vela di Disso, che viaggia in tutte le vela cappe e poi rientra naturalmente a Sant'Antio, perché ogni tanto c'è qualche miro che prova a rubarsela, ma... non devo vendere niente, è tutto dei bambini italiani. Mi dispiace, ma se devo tenere i loro soldi. E noi ci teniamo le nostre carrette. Ecco il filo. Vedete il filo, bambini? Adesso facciamo girare il fuso e facciamo il cordoncino. Oh. Ecco il filo fatto. È bello, vero? Se c'è bello dell'acqua, sì. Arrivo, arrivo. Piano, piano. Per 20 giorni senza che si rovini in frigorifero, no? Non si deve tagliare col coltello, si deve tagliare con le unghie, così. Le unghie si fanno crescere mettendole a bagno nel succo di limone tutte le sere e così diventano coltelli. Della buccia, ho tolto la buccia, vedete? Ho fatto un buco con le unghie della buccia del limone, vedete? Adesso con la bacchetta del fuso, guardate, faccio così. Se io schiaccio questo limone adesso viene fuori solo il succo senza i semi. Guardate, perché è il sistema, perché rimane il frigo, vedete? I semi rimangono dentro. Vediamo cosa succede se invece il visso incontra il limone. Andiamo fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, è magico, è diventato magico. Guardate. Ma se disse, disse, si riesce a rialzare il muso. È diventato un bel elastico. Ho trovato dei bimbi in fondo perché da loro mi sono dato un
mille. E allora, adesso vediamo se è vero. Vediamo se è vero. E poi il mio filo, come nell'altra scuola, lo porterà via la bambina più piccola che c'è nella stanza. Chi è? Il giovane, la bambina. E c'è una scrittura del fisso, lei porta via il mio filo e se quando sarà grande lo riporterà nella stanza, nella mia stanza, prima di sposarsi, io dovrò costruire per lei il suo panno di nozze, perché la legge del fisso me lo impone. Quindi se lei quando è grande riporterà il filo a Sant'Antio, quindi al mare, il mare userà le mie mani perché lei abbia il suo regalo di nozze. Se io non sarò più, il filo è un passaporto. Maddalena, che viene dopo di me, riceverà il mio filo e tesserà per lei il suo panno. Questo è scritto nella legge dei maestri di Cristo. E non si può fare di questo. Allora, indossa il mio anello. Salutato per la seconda volta la vostra città. Come ti chiami, amore? Lisa, col nome prende al posto, col nome di Lisa. Domani mattina io alzerò l'alba e naturalmente chiederò per tutti i bambini che l'accompagnano in questo momento la salute, la pace, la serenità, la vita e la conoscenza e la saggezza e la sapienza, che sono le cose più importanti. Elisa, se vorrà, quando sarà grande, con quel filo potrà avere il suo panno di nozze. Quindi lo deve conservare bene perché non è un filo qualsiasi. Lascerò poi alla dottoressa della bambagia di fisso, che è un maestro, e poi con calma, quando io sarò andata via dalla città, vi faranno vedere in classe da vicino perché siete meno, quindi sarà possibile toccare. Stasera, se avrò tempo, farò dei fili che lascerò alla dottoressa, che poi andranno nelle classi perché le maestre possano far vedere anche in luce, ma dovete usare una luce che non sia il neon, in maniera che lo mettete contro luce, il viso si illumina e diventa oro purissimo. Adesso invece ce l'abbiamo ancora un po' di tempo. Avviamoci. E allora possiamo fare
Vediamo come faccio ad essere senza alterario. Vediamo, c'è anche le forbici. Ah, bambini, qua il limone, guardate cosa si fa. Si prende il tappo, si chiude e si mette in frigo. Il limone durerà quasi 20 giorni invece che una settimana. Gatta di cotone, adesso io costruisco un telaio, guardate come. Uno, due, tre, e un gomito. Adesso vediamo se riesco a fare una collana del massaggio. Non lo so ancora. Per il più vecchio maschio del mondo. Poi vediamo. Questo va dentro questo e questo lo chiude, facciamo un nodino qua. Oh. Così.
vero. Allora, ho pensato che siccome mi è piaciuto tanto di venire a San Torso, magari torno e insegno ai bambini di San Torso a fare gli scarabei. Volete fare una scuola di tessitura? Sì! Possiamo anche andare a vedere quali sono le erbe di San Torso che tingono le lame di San Torso. Poi possiamo, assieme a me, imparare a togliere il colore dalle erbe, darlo alla lana senza bollire niente, usando le lune. Le vecchie culture si fanno usando la luna piena o la luna calante. E poi potremo fare che chiamiamo Roberto Olla, che è il giornalista di Radio Una Storia, e facciamo conoscere tutto il mondo come si fa nella scuola. E così sarebbe ora di far vedere cosa i bambini fanno nelle scuole. Vedete che abbiamo costruito lo scarabeo con le bambine? Quante scuole ci sono a San Torso?
due scuole elementari, una scuola media e una scuola dell'infanzia, ma parrocchiale. Ah, ecco. Qui sono quattro. Sant'Orso A. Io racconterò questo di Sant'Orso. Quando ritornerò dirò che a Sant'Orso ci sono delle scuole bellissime dove i bambini arrivano da tutto il mondo. Poi dirò che sono tutti bambini un po', insomma, allegretti, va? Poi dirò che la loro ospitalità è stata bellissima. E poi racconterò che Sant'Orso è un bellissimo museo che ha una montagna stupenda dove si vede ancora la neve, che avete degli alberi bellissimi. Racconterò di voi e nel mio sito farò un link in modo che 500 persone al giorno che visitano il mio sito visitino automaticamente anche voi. Anche già che siete lì. Sì, davvero. Sì, perché hanno finito. Ecco, allora racconterò che a Sant'Orso vale la pena di venire a fare una bella vacanza in montagna dove la gente sta bene, vive, fa delle cose bellissime, ci sono tanti bambini, ci sono quattro scuole, questo devo scriverlo perché giustamente è così, e poi voi non sapete, ma io costruirò una villa che starà al Museo di Sant'Orso con il mio nome sotto la mia donazione, in maniera che attraverso me voi possiate tessere assieme al mondo degli incontri, no? Perché quando sapranno che per questa zona chi vuole vedere una tela di Pizzo deve andare a Sant'Orso, al Museo di Sant'Orso, chi vorrà vedere una tela di Pizzo dovrà venire nella vostra città, perché dovrà venire o a Sant'Antioco o a Sant'Orso. Vi piace questa sera? Quanto tempo ci vuole per essere una tela? Ma io penso di poterla, perché la vostra verrà richiamata, perché adesso il museo deciderà quale tipologia di figurato, e cioè che vi riguarda, che vi accomuna, che rappresenta voi, e poi siccome è richiamata ci vorrà circa un anno come lavoro. Poi naturalmente io farò la donazione alla città di Sant'Orso, al museo, in maniera che poi venga catalogata, da me torni certificato naturalmente di acquisizione, e da quel momento diventa di vostra proprietà e voi la vedete. Adesso vi faccio vedere cosa è venuto fuori. Cosa è venuto fuori? Si raccoglie durante tutto l'anno il visto. Allora, il visto si può raccogliere solo nella prima fine di maggio e l'ultima di giugno. Tutto il periodo. Perché è l'unico periodo dove nell'isola soffia lo scirocco levante, l'acqua si scalda, il substrato si accompagna al visto all'esterno e così l'animale rimane vivo, ci regala 10 grammi al mano in versione, però abbiamo l'habitat perfettamente sano, la tradizione viene mantenuta senza, naturalmente è ovvio che il visto non è una cosa commerciale, è chiaro. Quindi non è elevato, eh sì. No, è impossibile arrivare a perché è un'ermafrodita e si riproduce perfettamente, quindi la sua riproduzione è difficilissima. Ecco qua.
Silenzio. Quando vi serve per fare le lezioni.